gli intoccabili di RFT. Un momento esclusivo per non umani coccolosi. In questa puntata degli Intoccabili andiamo a collegarci nuovamente con Riccardo Ottino del Centro Veterinario Cornaredo. Ciao Riccardo, ciao a tutti gli ascoltatori. Nell'ultima puntata abbiamo parlato di gatti e di che cosa è necessario preparare in casa in attesa dell'arrivo di un nuovo micetto. Oggi andiamo a chiudere l'argomento con Riccardo, ancora con qualche consiglio, no? Relativo al cosa serve dopo l'arrivo del nuovo amico. Cominciamo proprio dal tiragraffi. Quelli classici sono quelli rivestiti in corda. Che servono a dare la possibilità al gatto anche di lasciare i propri odori. Questo è molto utile soprattutto se all'interno della comunità ci sono più di un gatto, se si hanno già gatti o se si decide di avere più di un gatto, è importante che gli ospiti di questa comunità abbiano la possibilità di lasciare i propri odori nelle varie zone della casa, dell'abitazione. I tiragraffi sono anche fanno anche questa funzione. Poi ovviamente ci devono essere i giochini per farli svagare. È importante stimolare sempre il gatto a muoversi, ad avere una buona attività fisica, e questo si associa anche per esempio con l'utilizzo di mensole sospese in aria, in modo da permettere al gatto di vedere l'ambiente anche dall'alto. Ci sono razze che hanno bisogno in modo particolare di essere stimolate in questo senso, e razze invece un po' più tranquille. C'è chi ha bisogno della terza dimensione, chi si accontenta di due. Esatto, come il cane. Devono proprio girare e avere la possibilità di andare dove vogliono, ma anche in alto, e questo molti se lo dimenticano. Altre cose importanti sempre riguardo al mobilio da utilizzare sono mobili o angoli della casa dove il gatto si possa nascondere e abbia la possibilità di nascondersi, ma guardando sempre l'ambiente esterno. Amano molto poterlo fare. E poi, non da ultimo, considerare prodotti per la pulizia e per la cura del manto e del pelo, che permettono al micio di essere abituato fin da piccolo a essere maneggiato, toccato, pulito, accarezzato, pettinato, in modo da farlo crescere più facilmente con queste manualità, che poi renderanno più facili anche le visite dal veterinario in seguito. Ok, insomma, accogliamo il nostro nuovo amico in una casa che sia già attrezzata sia per il presente che per il futuro, quindi guardando anche con l'occhio un po' più lontano. Io ti ringrazio, Riccardo, per le tue preziose informazioni. Grazie, ricordando che troviamo tutto quanto ancora sul vostro sito. Vuoi ricordare l'indirizzo? Sì, www.centroveterinariocornaredo.ch. Ci risentiamo per una prossima puntata degli Intoccabili. Ciao! Molte grazie, ciao! Gli Intoccabili di RFT, un momento esclusivo per non umani coccolosi.